dunks on the man, get the cash when I can. Got a pint for the low in the bag, and I'm saying some dope. I shout it. Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati di nuovo su Grounded. Oggi vi farò vedere come si trova il chip nascosto nel tempio della giungla, ovvero nella siepe, facendo tutto il percorso tra gli alberi. Vi farò vedere anche come trovare la ricetta per creare l'esca per il ragno, il boss, la Broodmother. E anche un altro piccolo laboratorio dove raccogliere le informazioni, dove raccogliere un po' tutte le informazioni che riguardano il chip della siepe. Perché forse c'è una missione nascosta, anche se non lo si sa ancora bene. Non so se avete visto, hanno dato anche informazioni sul prossimo aggiornamento che verrà fatto verso la fine di ottobre. Hanno detto che sarà un grande aggiornamento, un grosso aggiornamento, speriamo bene. Lo aspettiamo con ansia e vi lascio al video. Ciao a tutti! Ed eccoci qua all'inizio della nostra camminata per la siepe. Il punto di partenza è questo, all'estremità della siepe vicino alla casa. Dovremmo infilarci qui sotto, salire dalla zona dove c'è la graffetta e la stazione da campo. Qui troveremo il nostro primo piccolo laboratorio dove, controllate bene, come vedete c'è della scienza pura, un paio di merendine di granola, poi potremo proseguire. Anche questo è molto utile, il nostro soffione di dente di leone, molto importante averne uno perché il percorso è molto in alto sulla siepe e se dovessimo cadere è molto utile, altrimenti andiamo a schiantarci a terra e faremo una bella frittata. Sul percorso comunque, in caso, c'è questo dove avete visto che ho appena raccolto, e più avanti ce ne dovrebbe essere un altro nel caso. Qui troviamo uno scab sul frisbee. In futuro qui sarà utile tornare per farmare un po' le ragnatele, perché è il luogo con più ragnatele di tutta la mappa. Altra piccola zona di laboratorio dove troviamo della scienza. Mi raccomando, controllate dappertutto bene. Si trova sempre
qualcosina, in questo caso le bende, oppure magari delle registrazioni o dei fascicoli dove trovare informazioni. Come vedete là sopra c'è un'altra palla di scienza pura. Al momento lasciamo perdere. Qui arriviamo direttamente nel laboratorio grazie a questa zipline. Questo è ciò che servirà per attivare il laboratorio e prendere il chip, cioè una password composta da 4 frammenti di foglietto che sono tutti in giro per il laboratorio. Attiviamo il PC. Vedete, si è aggiornata la missione che dice di scoprire la password del terminale e effettuare l'accesso. Qui ci saranno un po' di ragni da sconfiggere, tutti piccoli. Come vedete, subito a lato dell'analizzatore di risorse si trova il primo pezzo della password, molto semplice da trovare. Qui ricordatevi di fare ciò che non ho fatto io, cioè colpire con una freccia la bacca, farla cadere per riuscire a scendere immediatamente dalla zipline senza cadere e rischiare di finire di sotto direttamente. Come vi avevo detto, le cadute qui non mancheranno, perciò indispensabile il soffione del dente di leone. Oltre a ragni, come in tutti i laboratori, troveremo anche questi robottini chiamati stuzzichini che una volta sconfitti, raccogliendoli, ci daranno 100 di scienza pura.
Qui ci sarà la seconda parte di Password. Questo pezzo della zipline che va preso in un secondo spezzone, altrimenti vi ferma il ramo e vi fa cadere. Una stanza con un po' di rifornimenti, cibo e altre risorse, nel caso si volesse costruire un rifugio per riposare. Ecco, qua dobbiamo scendere nel momento esatto per riuscire a prendere questo foro nella cupola, trovare questa registrazione, un po' di bende, un po' di granola anche, e un altro pezzo di password. Ed ecco qua l'ultimo pezzo. Ora non basterà far altro che tornare al computer e attivarlo. Qui di nuovo abbiamo uno scab. Ce ne sono un sacco in giro per la mappa. Quindi tenete bene d'occhio
il vostro SCAB migliorato, se volete acquistarlo dal robottino Burgle, ha un miglioramento che permette di trovare gli oggetti ad una distanza maggiore, una segnalazione maggiore. Perfetto, una volta attivato l'accesso, qui troveremo la maschera marcia e il nostro chip della siepe. Un altro fascicolo. Attiviamo la corrente. Ok, da qui vi farò vedere dove si va a prendere un altro appunto. Siamo tornati al succo iniziale, alla prima zipline che prendiamo. Torniamo indietro un pezzettino e qui ci sarà un'altra parte di laboratorio dove ci sarà della scienza e un altro appunto. Ora invece vi farò vedere la strada per andare a trovare la ricetta per l'esca della Broodmother. Bisognerà partire da sopra l'analizzatore di risorse. Sarà questo piccolissimo laboratorio, questa piccola bolla, e sulla sedia troveremo la nostra ricetta più un altro appunto qui sul tavolo. Ora vi faccio vedere cosa sblocca il chip di Burgle una volta consegnato al nostro robottino. Andiamo a consegnarlo. Ed ecco qua. Prima cosa che ci permette di sbloccare il chip di Burgle sarà testa calda, ovvero una mutazione che riduce i danni da caduta, le teleferiche, la cosa più importante, le zipline, sia costruite con un palo, argilla e il resto, oppure addirittura attaccate al muro. Un set di cartelli riguardanti il corvo e sbloccherà anche la scala. Bene, il video è finito e spero sia stato tutto chiaro. Il prossimo video che porterò sarà per il prossimo laboratorio e se vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi e lasciare il pollicione.
Ciao a tutti e grazie.